raggiungi il nostro nuovo obiettivo nella vita. Ok. Fare le bolle di sapone. Con due corde. Con due corde. Occhio, impariamo bene la tecnica. All'uomo senza testa. Andiamogli dietro, tanto non ci vede, è senza testa. E il bambino lo vede però. Andiamo a fare la foto con l'uomo senza testa, Giulia. Sto preparando. Vengono dei cosi strani. Mira, aquella mesita que tenéis ahí detrás, para ustedes, ¿de acuerdo? De gigante. Giulia, ma che fai? Compri libri? No! Ecco. È colpa di Giulia. E tu invece cosa hai trovato? Colpa di Giulia. Io non dovevo comprare libri finché non avessi letto i 10, no? Cioè, sto facendo una libro spagnolo. Quindi faccelo vedere. Marina. Niente, ci sono tutte le cose giganti perché tra un po' è la festa di San Giorgio e i maschi regalano le rose alle donne. Le donne un libro ai maschi, se non ricordo male. Cioè, non ti senti intellettuale? Eh? Ti senti intellettuale in questo modo? Cioè, soprattutto golosa. Eh sì, direi di sì. Cavolo. Che finezza. Eh? Che finezza. Fatti pure con la forchettina. Sì. Pronto a mangiare i churros con la forchettina e con te. Sì, sì. Abbiamo reso. Ecco l'opera d'arte più bella, Giulia. Eccoci. Wow. Quella a fianco ancora più bella. Mamma mia. Questo è proprio arte. Aspetta. Uno, due, tre. No, aspetta. Vediamo quella dopo. Vediamo quella dopo. Questo è ancora più bello. Serena, che fai? Ecco, Serena si sta sfogando liberamente. Dopo 20 ore di museo si sta sfogando liberamente. Olè! Allenati per la pallavolo. E con i piedi insabbiati usciamo fuori da questo manicomio. Fare. Giulia è sulla palla. Ah, è un video? Che ha detto che le riscalda le chiappette. Bene. Poi ha visto tutte le altre palle. Guarda, sembra emozionata qui, vabbè. E ora vorrà provarle tutte.
Ma, magari è una questione di palla, vedi? Reportage del pomeriggio. Praticamente con Giulia cercavamo il parco Quay. Sto qua, eh? Sì, abbiamo continuato a salire. Ma siamo saliti finché ci siamo trovati troppo in alto. E siamo riscesi. Poi siamo trovati a metà, siamo scesi un altro po'. Adesso siamo troppo in basso un'altra volta e dobbiamo risalire. Dobbiamo risalire per? Per la casa del guardiano. Che in realtà non esiste. Esiste. Perché sembra che è venuto fuori da una favola, da Hansel e Gretel, e quindi in realtà non esiste. Ok, quindi? Quindi Giulia ancora non l'ha vista. E non mi darò pace. Sorpresa. E basta. Vabbè, ci riaggiorniamo. Ciao. Ciao. Casa. Rifai. Rifai. Perché? Vai. No, perché sono partita tardi. Ok. Vai, tanto dopo taglio. Ok. Abbiamo trovato la casa di Gaudì. Forse mi sa di no. Secondo me è una finta. Giulia, ci stanno prendendo in giro oggi gli spagnoli, lo sai, vero? No, dai, su. Perché quelli giocano a calcio lì sotto la casa di Gaudì? Che sì. Allora, stiamo cercando un ragazzo per Giulia qui a Barcellona. Abbiamo trovato un disegnatore qua dietro, non so se è visibile, sì. Un sacco di cantanti. E la scelta è difficile. Uno che stava per buttarsi di sotto nel laghetto invece stava riflettendo. Ah, sì. Quindi bisogna vedere Giulia adesso cosa preferisce. Certo, magari un architetto mi sa che a quanto è molto entusiasta di aver trovato casa di Gaudì. Peccato che lui è leggermente morto, ma vabbè, un sosia Giulia, eh? Non mi dirò comunque, sì, un sosia va bene. Vabbè. Si vedrà? No. Sì. Giulia voleva la musichetta per la sfilata. Giulia, sei pronta per andare a fare il baldone? Sì. Oddio! No, sì, eh? Sì. Video compromettente, sì. Rivelare le nostre cose imbarazzanti, insomma. Certo! Ok, prima cosa imbarazzante, la mia. Non è proprio imbarazzante, dai. No, carine. Beh, sì, belle, soprattutto il colore e quel fiocchetto proprio prezioso. Che... Vabbè, Ryanair vuole poco spazio, vuole poco peso, carina. E che devo fare? Ci ha messo le strette stavolta. E quindi anche Giulia si è adattata. Cioè, anche se stiamo aprendo. Vabbè. Andrà da nessuna parte. Ok. Sì, siamo abbastanza provate come si può vedere, ma io ho... Ma Giulia nella borsa. Certo, aspetta. Alla soluzione. Un attimo. Ok. Abbiamo i... Aspetta, sono spero la sorpresa, un attimo. Intanto faccio vedere il barchio. Okay. Le barchette. Un attimo che io sciolgo il nodo. Sì, ma stiamo per fare merenda. Il mammut. Il mammut. Okay. Io ce la sto per... Dai, via di qua. Aspetta. Ecco, sì, grazie. Grazie del tuo aiuto. È molto utile. Mi sei pure rovinata l'unghia. Questo pezzo sarà tagliato comunque. Bene, lungo. Dicevo, noi non temiamo la stanchezza perché abbiamo i churros. Oh. Comunque sono freddi.
Ma dai, l'abbiamo presi 2 ore fa, quindi va bene. Oh, oh, un'ora e ma mezzo fa. Ma dov'è sta ressa qua? Tutte barche. Una gara. Fanno una gara senza di noi, Giulia. No, oddio. Trovato il posto per Giulia. Il Moulin Rouge a Barcellona. Che posto per me? Boh. Andiamo? Andiamo. Tu fai lo spettacolo però. Certo. Mi coordini? Certo.